Ben ritrovati a Nera di Calabria da Marisa Fallico e da Arcangelo Badolati, capo servizio Salve. della Gazzetta del Sud. Eccoci qui per il nostro approfondimento settimanale. Partiamo con un'ultima ora a Reggio Calabria, i carabinieri del comando provinciale, coordinati dalla DDA, Regina, hanno effettuato, hanno eseguito un sequestro di beni, pensate, per 150 milioni di euro. Sequestri e beni riconducibili a Rocco Musolino, 86 anni, considerato il re della montagna, un imprenditore che si muove soprattutto nell'ambito dell'attività boschiva, ma con interessi anche nel campo immobiliare. Insomma, un'altra operazione importante. Rocco Musolino è conosciuto, le indagini erano partite da un attentato subito dallo stesso, viene considerato vicino alla cosca Serraina, almeno da quello che raccontano i pentiti, perché in questa inchiesta sono stati fondamentali ancora una volta i pentiti. A me quello che sorprende, Arcangelo, è che noi sentiamo ogni settimana sequestri, sequestri di beni, questi milioni che vanno, che lievitano. Ecco, un imprenditore boschivo, seppur importante, poi aveva anche rapporti con la regione Calabria, che riesce ad avere almeno quello che si è palesato, 150 milioni di euro, sicuramente impressiona un po', no? Sì, impressiona, tra l'altro quella è una zona famosa, come dire, per delle vecchie glorie della criminalità calabrese, perché Gioia Musolino, per esempio, il cugino del famoso brigante Musolino, di Peppe Musolino, è l'uomo che fonda in Canada sostanzialmente la mafia, nel senso che esporta in Canada i canoni rituali dell''ndrangheta calabrese e poi diventa il primo, per così dire, capo delle cosche sia calabresi che siciliane. È una zona tristemente nota, Santo Stefano da Spromonte, è anche stato luogo di particolari ferratezze, di delitti assolutamente tremendi, che hanno segnato, no, anche alcuni passaggi dell''ndrangheta calabrese. Quindi la quantità, diciamo, dei beni, naturalmente bisognerà dimostrare che si Certo, tratta di infatti beni siamo sequestri, poi accumulati. bisognerà aspettare la confisca, ma anche la confisca finché diventa definitiva ce ne vuole, Arcangelo, perché noi abbiamo visto qualche tempo fa proprio qui che è stata annullata un provvedimento di confisca, per cui. Sì, appunto, naturalmente fa impressione per i numeri. Poi bisogna tener conto pure di un altro mondo, tutto un humus particolare, che ti devo dire ha un fascino anche diabolico, se vogliamo, quello della montagna, cioè la criminalità che alberga tra le montagne, una criminalità molto adusa ai rituali, alle cose antiche, molto seria, tra virgolette, cioè ostenta poco, è molto fatta dai riti, dalle forme di rispetto, dalla compartecipazione ad alcuni eventi, cioè un invito ad un matrimonio ha un significato, la partecipazione al funerale ha un altro significato, lì davvero quelli che dominano le aree, penso alla Spromonte in particolare, sono persone che esercitano un potere parallelo a quello dello Stato e spesso un potere più importante e più forte, e d'altronde il mondo è più volte descritto, no? Nei suoi libri. Da Corrado Alvaro, ma non soltanto da Corrado Alvaro, è un mondo con un grande fascino, è il mondo in cui ti nascondono un latitante e diventa imprendibile, perché in quelle Certo. montagne nessuno sa niente, però da quelle montagne sono in grado di vedere l'arrivo delle forze dell'ordine chilometri prima, no? Che giungano sul posto prestabilito, e ha un grande fascino. Gli uomini della montagna sono degli uomini abituati alla violenza necessaria, però, cioè non si sprecano i colpi, come si suol dire in gergo, tra le montagne. Quando si fa un omicidio che ha un significato e si domina veramente la terra e si amministra privatamente giustizia, anche perché tutto il resto del mondo è lontano da quei luoghi. Quindi Però per quanto lontano questo imprenditore boschivo comunque aveva tutte le sue attività, perché arrivano ovunque, ed è questo quello che sorprende, che se noi immaginiamo un anziano di 86 anni vissuto sempre sull'Aspromonte, che lavora in Aspromonte, però capace di interagire anche con i mercati, con le nuove attività. E a proposito di sequestro di beni, Arcangelo, un altro sequestro di beni è stato effettuato qualche giorno fa dalla DDA di Catanzaro,
nei confronti della Cosca Mancuso. Noi un po' di settimane fa abbiamo restituito una inchiesta della DDA di Reggio Calabria, l'inchiesta Metropolis, che ha acclarato, insomma, tutto quello che si muove nel campo dei villaggi turistici, delle attività immobiliari a fini turistici, una mega operazione nella quale figurava anche un ex appartenente all'IRA, un ex terrorista che ritroviamo qui nell'operazione della DDA di Catanzaro contro la Cosca Mancuso. Questa operazione overseas, oltre a dare un nuovo colpo a questo locale di 'ndrangheta molto importante e colpito negli ultimi mesi da diverse operazioni, ha acclarato, ed è questo l'elemento più importante, questo rapporto con i mercati, con le società finanziarie. Ci restituisce un'ndrangheta che, mentre sul proprio territorio magari usa ancora l'estorsione, l'intimidazione, la violenza, il rispetto, i vecchi rituali, dall'altro però mediante degli intermediari costituisce società all'estero, gestisce e ricicla gli ingenti profitti dalle attività illecite, si muove con una disinvoltura finanziaria che veramente lascia sbalorditi. E in questa inchiesta noi abbiamo visto, oltre all'arresto per 34 persone, questo sequestro di beni per 40 milioni di euro. E ci sono queste società che insomma, salvaguardavano questi beni, questi profitti dell''ndrangheta e non solo della Cosca Mancuso, trovando tutti gli escamotaggi per non pagare le tasse, quindi portandoli all'estero. Insomma, un sistema complicatissimo. Vediamo il servizio e poi ne discutiamo. E ormai a ritmo continuo l'attività dei carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia che, seguendo le direttive della DDA di Catanzaro, stanno facendo piena luce sulla faida che ha visto contrapposti i piscopisani con i patania sostenuti dalla Cosca Mancuso di Rimbadi e che culminò con, tra gli altri, l'omicidio di Francesco Scrogli. Nella tarda serata di ieri i carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Vibo Valentia hanno dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Catanzaro. L'attività di indagine, denominata Dietro le Quinte 2, ha consentito l'arresto del capo dell'ala militare della famiglia 'ndranghetista dei Mancuso e di altri due affiliati. Come spiegato nel corso della conferenza stampa tenuta dal comandante della stazione di Tropea, il capitano Francesco Di Pinto, le ordinanze riguardano Pantaleone Mancuso, 52enne di Rimbadi, al quale il provvedimento è stato consegnato nel carcere di Nuoro, dove attualmente si trova, Giovan Battista Bartalotta, 34 anni, Rosario Pititto, 30 anni, entrambi di Stefanaconi. Una quarta persona, Manuel Callà, 27 anni di Nicotera, è ancora latitante. I fatti loro contestati sono l'omicidio di Francesco Scrugli e i tentati omicidi di Raffaele Moscato e Saverio Battaglia avvenuti nel marzo 2012 a Vibo Marina. I tre erano insieme quando Scrugli fu ucciso a colpi d'arma da fuoco e gli altri due rimasero feriti. L'altra contestazione riguarda il tentato omicidio di Francesco Scrugli avvenuto precedentemente a Vibo Valentia. Secondo gli investigatori, i due arrestati hanno collaborato nella fase organizzativa dell'omicidio. Rosalino Pititto avrebbe procurato le foto della vittima da fornire ai killer, mentre Giovan Battista Bartalotta si sarebbe premurato di acquisire un programma software in grado di controllare i movimenti della vittima. Questo ovviamente non è il servizio relativo all'operazione Overseas, questo è un altro servizio che è stato realizzato proprio per altri arresti che hanno fatto i carabinieri di Vibo Valentia, sempre coordinati dalla DDA, che ha preceduto l'operazione Overseas, che vede sempre comunque imputati Pantaleone Mancuso, il presunto boss della Cosca di Rimbadi, con altre persone per quanto riguarda la faida di Stefanaconi e Piscopio. Però qualche giorno dopo è stato messo a segno quest'altro importante colpo che vede sempre Pantaleone Mancuso con i fratelli, insomma sotto inchieste e quindi con ordinanze di custodia cautelare, e che ha portato alla luce questa associazione, questa attività. Infatti vi sono coinvolti, Arcangelo, alcuni professionisti che sono accusati però di associazione a delinquere semplice, non con l'aggravante mafiosa. Però quello che sorprende è
che bene o male noi ritroviamo Antonio Velardo, questo imprenditore campano, e James Fitzsimons, l'ex terrorista dell'IRA, che abbiamo trovato nell'operazione Metropolis di Reggio. Quindi possiamo dire che le attività che riguardano il settore turistico, la costruzione di questi megavillaggi turistici, sia nel Regino che nel Vibonese, trovano un punto di raccordo in questi due personaggi e vediamo che sono in stretta collaborazione e sinergia con le cosche di Reggio sul versante Regino e di Limbadi su quello vibonese. Sì, questo è James Fitzsimons, è il personaggio centrale perché secondo le ipotesi è della DDA di Reggio e della DDA di Catanzaro gestirebbe denaro proveniente dalle casse dell'IRA, del movimento terroristico irlandese, per reinvestirlo in zone particolarmente appetibili per i turisti inglesi e non soltanto. Per cui sappiamo da tempo che nell'area, diciamo, del Vibonese, che si riferisce alla zona di Tropea, non è solo Tropea, ma insomma Tropea, Ricati, Perghelie, da tempo Ioppolo, Coccorino, da tempo arrivano turisti inglesi e quindi questi avevano pensato di realizzare questo genere di investimento. Naturalmente si sono collegati in questo caso alle cosche di quella zona, nell'altro caso, in quello di Reggio, alle cosche dell'area ionica, appunto del Regino, della Locride, e quindi hanno tentato di fare questo investimento. Accanto a tutto questo ci sono poi dei grandi movimenti di denaro realizzati per sfuggire alle maglie del nostro sistema fiscale attraverso la creazione di società con sede all'estero, quindi stare bene in maniera da non essere sottoposti al regime fiscale italiano e poi far rientrare questi denari fatti transitare sui conti di queste società estere in Italia attraverso altri conti accesi in questo caso presso delle banche di Milano. La vicenda ha coinvolto due commercialisti anche abbastanza noti che avrebbero avuto, secondo la magistratura, un ruolo nell'organizzazione di questa sorta di gioco dell'oca con i soldi è fatto appunto per consentire a queste società di non pagare in soldoni grandi tasse. Questo è, insomma, quindi si gioca su due piani, insomma, le attività illecite e poi anche si cerca di evadere il fisco, quindi sì, insomma non... D'altronde è una storia che insegue, no, la storia della criminalità, perché l'evasione del fisco è poi il reato che costa l'arresto al Capone. Infatti, infatti, cicli e ricicli. Sta di fatto che comunque dalla misura anche delle relazioni, dell'importanza del potere a livello economico-finanziario anche della cosca di Limbadi, una cosca storica, una cosca che non è stata attraversata da pentimenti, che non ha subito diciamo scossoni dall'interno, che mantiene intatto il suo potere, infatti secondo gli inquirenti domina e controlla in maniera asfissiante le attività economiche del Vibonese. L'unica, diciamo, l'unica vicenda è un po' così che ha creato qualche problema all'interno di questa famiglia Arcangelo, è stato il suicidio di Tita Buccafusca, la moglie di Pantaleone Mancuso, detto Luni. Questa donna, giovanissima tra l'altro, 38 anni, si è uccisa con l'acido muriatico, una modalità che purtroppo noi negli ultimi tempi stiamo riscontrando spesso tra le donne legate in qualche modo alla criminalità organizzata. Tita Buccafusca, questa donna, agli inizi di aprile del 2011 si è recata dai carabinieri, ha espresso la volontà di collaborare, di dire quello che sapeva, perché era stanca evidentemente di questa situazione, perché poi è vero, ci sono le donne che si integrano perfettamente, quindi mandano avanti anche le attività illecite, ci sono donne che poi comunque per amore dei figli o perché comunque guardano quello che la violenza, la non speranza delle proprie vite rispetto a possibilità di vita migliore, insomma questa donna si era recata lì. I carabinieri l'hanno accompagnata alla DDA di Catanzaro, avrebbe parlato con gli inquirenti. Nel frattempo qualcuno della famiglia Mancuso si era recata dai carabinieri a denunciare la scomparsa di questa donna, dicendo: se viene qui a dire qualcosa non è in sé, è depressa, insomma la solita tecnica diffamatoria.
La donna torna a casa, immaginiamo che inferno ci sarà stato a casa, sta di fatto che il 16 aprile del 2011 ingerisce acido solforico e dopo 2 giorni muore a Reggio Calabria, aperto un fascicolo contro ignoti. Una vicenda che ha un po' scosso questa famiglia granitica, questa struttura familiare molto strutturata, molto forte, Arcangelo, ma non ha potuto fare breccia perché Tita Boccafusca purtroppo è morta. Diciamo però che Tita Boccafusca ha reso delle dichiarazioni, ma non ha mai firmato i verbali che raccoglievano queste sue confessioni, cioè è sempre rimasta nel limbo, è sempre stata borderline, poi non ha retto al peso, poi è tornata a casa, non è rimasta nel luogo di protezione, non ha retto al peso della rottura con il suo mondo e col mondo della cosca a cui il marito appartiene, anche con ruoli apicali, e quindi ha deciso di togliersi la vita. È una scelta uguale, assolutamente sovrapponibile a quella di Maria Concetta Cacciola, che pure si uccide perché decide di collaborare con la giustizia, viene trasportata in luoghi protetti, fa tutto un giro, finisce a Genova e dopodiché insomma decide di tornare. Quando è tornata si rende conto che è di nuovo in trappola, torna col ricatto insomma dei figli, quando torna capisce di essere di nuovo in trappola, cerca di riandarsene, trova un nuovo contatto con i carabinieri che sono pronti a prelevarla. Il giorno in cui sembrava dovesse essere prelevata prende tempo, dice no, ci sono i bambini, mia figlia non sta bene, una cosa di questo genere, e invece decide di togliersi la vita. Per il suo suicidio sono stati tra l'altro arrestati, sono sotto processo la mamma, il padre e il fratello, quindi infatti, una storia simile. Tra l'altro anche nella dinamica, nel senso che entrambe le donne, sia la Boccafusca che la Cacciola, decidono di uccidersi ingerendo acido muriatico, che è una delle cose più dolorose che possono accadere. Infatti, è una modalità, sembra un'autopunizione, un'inflizione di una punizione finale, ulteriore. Sì, soffrire fino in fondo. E noi abbiamo recuperato sulla rete la registrazione lasciata da Maria Concetta Cacciola poco prima di togliersi la vita, una registrazione in cui la donna ritratta tutte le dichiarazioni rese. Sicuramente ne sono convinti gli inquirenti, lei è stata costretta dalla famiglia, sta di fatto che infatti i genitori e il fratello sono stati accusati di induzione al suicidio, lei è stata costretta a ritrattare perché comunque tornare in quell'ambiente dopo aver tradito, tra virgolette, dopo aver denunciato, lei lo ha fatto anche per i figli, perché c'è sempre questa motivazione di legame forte con i figli, poi non è stato facile. Ascoltiamo un pezzettino di questa registrazione e la voce autentica di Maria Concetta, una donna che sicuramente avrà avuto un travaglio terribile. Allora, mi chiamo Cacciola Maria Concetta, oggi è 12 agosto. Voglio chiarire quello che mi è successo a maggio. L'occasione di una convocazione per mio figlio in caserma, dovendo carabinieri, ho pensato avevo dei problemi in famiglia, erano arrivate delle lettere anonime e quindi vedendo loro cercavo di aggrapparmi a una mia liberazione in quel momento. Avevo problemi in famiglia, non ero capita, gelosia, mio marito in carcere. Fernanda, erano arrivate lettere anonime, mi alzavano le mani, ti pigliavano a casa, non potevi uscire, non potevi avere amicizia. Ecco, questo è un breve spezzone della registrazione, si sente la voce di questa giovane donna combattuta tra l'amore per i figli, il legame comunque con i familiari, perché anche se si cresce in un ambiente mafioso, poi comunque non è detto che sia facile rompere i rapporti, quindi denunciare questa insicurezza, forse anche la consapevolezza che col programma di protezione avrebbe avuto sempre una vita comunque difficile, insomma fa un certo effetto sentire
questa voce. Bene, noi ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi di nuovo in studio, perché parleremo di altre donne ammazzate dalla 'ndrangheta, comunque indotte al suicidio, donne che hanno pagato con la vita o comunque a caro prezzo la decisione di staccarsi dal loro ambiente e da questo fenomeno, perché Maria Concetta Cacciolla si è uccisa, ma a Rosarno c'è stata un'altra donna simbolo, Giuseppina Pesce, che ha deciso di collaborare, che sta tenendo duro e sta andando avanti. Linea alla regia. Allora, eccoci qui, abbiamo sentito le parole drammatiche di Maria Concetta Cacciolla in questa registrazione di ritrattazione consegnata agli inquirenti, quindi un dietro fronte rispetto alla collaborazione, ma dicevamo, a Rosarno c'è stata un'altra pentita che ha fatto veramente molto discutere, che è stata una sorta di terremoto all'interno di una delle famiglie storiche della 'ndrangheta calabrese, la famiglia Pesce, Giuseppina Pesce, che dopo l'arresto nel 2011 ha deciso, nel 2010 ha deciso di collaborare. Anche qui c'è stato un periodo di travagliato, perché lei ha collaborato, poi ha deciso di ritrattare, poi invece di nuovo ha collaborato, grazie alle sue dichiarazioni sono stati messi a segno diversi arresti all'interno della cosca. È stata preziosissima la sua collaborazione, perché essendo all'interno ha potuto dare anche degli elementi nuovi, e adesso è in questo programma di protezione. Un fatto dirompente, Arcangelo, che sia un familiare all'interno della famiglia, una donna, perché poi abbiamo visto questo ruolo delle donne, a infliggere questi colpi. Obiettivamente è un fatto senza precedenti, soprattutto in quella zona. C'è, ho avuto occasione di dirlo in altre trasmissioni, una pentita storica della fine dell'Ottocento, primi del Novecento, nella picciotteria, che si chiamava Concetta Mozzupappa, però poi non è mai accaduto che una donna introni ad una famiglia notoriamente esercitante il potere mafioso in quella zona abbia poi deciso di collaborare con la giustizia. Giuseppina Pesce, tra l'altro, dopo una fase così di titubanza, un po' come quella di Maria Concetta Cacciolo, ha di fatto ripreso pienamente la collaborazione, smentendo tutto quello che aveva tentato di fare per tornare indietro dopo aver cominciato a parlare. Si tratta ovviamente di una presenza femminile nell'ambito delle prospettazioni accusatorie che la Procura distrettuale antimafia Reggio Calabria fa, che si aggiunge ad un'altra presenza femminile, che è quella di Rosa Ferraro, che prima di lei ha già nel 2006 cominciato a parlare, un'altra donna, diciamo, nata e vissuta in quegli ambienti, che ha cominciato a parlare del riciclaggio del denaro di provenienza sospetta nell'acquisizione di esercizi commerciali, di supermercati. Quindi c'è un precedente. Ancora nella piana di Gioia Tauro c'è un'altra donna di mafia, 'ndrangheta, che collabora con la magistratura, che si chiama Concetta Managò, che era la moglie di Franco Condello, un boss impegnato per lungo tempo in una faida sanguinosa, che poi decide a un certo punto di parlare con i giudici e di raccontare quella che era stata la faida che aveva visto contrapposto il marito a una famiglia Gallico di Palmi. Quindi c'era un'altra pentita, ma insomma poi le presenze femminili attive processualmente, no? Cioè queste donne che vanno in aula per parlare di fratelli, cognati, amici, compagni, insomma della storia della loro famiglia, come ha fatto Giusy Pesce, la quale ha parlato dell'uccisione di Annunziata Pesce, una sua parente diretta, scomparsa in circostanze misteriose nell'81, eliminata perché aveva una relazione addirittura con un carabiniere, si dice. Una cosa sepolta, infamante in quell'ambiente. Sì. Si dice sepolta in un cimitero dietro una lapide anonima, perché i familiari potessero andare a trovarla. Insomma, è un personaggio, questa Giusy Pesce, certamente insomma, dirompente in quell'area. Ci sono poi esempi di donne invece normali che decidono di collaborare con i magistrati, ma come testimoni di giustizia, con la voglia cioè di ribellarsi a quello
che avevano visto. Penso per esempio a Mariana Rombolà, la moglie di Vincenzo Gentile, che era il sindaco di Gioia Tauro, che venne ucciso nel 1987. Questa donna, chiedendo giustizia per il marito, si costituisce parte civile nel processo contro i presunti esecutori dell'assassino del marito, che verranno poi assolti, ma partecipa attivamente, registra la conversazione con un sindaco che viene eletto dopo il marito. Penso anche per esempio ad Angela Casella, la mamma di Cesare Casella, che va in Aspromonte e Ciminà, affronta le donne dei sequestratori e chiede loro aiuto, insomma, perché il figlio possa essere liberato. C'è una storia bellissima di una donna di Locri, Liliana Carbone, la mamma di Massimiliano Carbone, che viene ucciso nel 2004 perché ha una storia, diciamo, con una donna sposata, e addirittura il figlio che questa donna ha, questo emerge comunque nella prima fase delle indagini, è un figlio di Massimiliano Carbone, non del padre a cui è stato attribuito. Per cui questo ragazzo muore, questa donna comincia una battaglia per ottenere giustizia per il figlio, una giustizia che finisce con non, purtroppo, per non ricevere. Ma possiamo anche pensare a Teresa Cordopatri, la baronessa, la sorella di Antonio Cordopatri, del barone ucciso a Reggio Calabria nel 1991, a luglio. È lei che si ribella, riconosce il killer, lo fa condannare, comincia una battaglia con la cugina Angelica Rago, va nei terreni che Infatti. l'Ndrangheta voleva espropriarle, quindi un'altra figura assolutamente centrale. Ci sono quelle figure di due ragazze che io mi ricordo, coraggiosissime figlie di imprenditori vessati dal gruppo Facchineri, imprenditori che per la prima volta nel 91 si ribellano al racket delle estorsioni, che sono Maria Teresa Morano, che oggi è un pezzo da 90 della lotta al racket nazionale, perché è un esponente di rilievo del FAI, la Federazione delle Associazioni Antiracket Italiane, e c'era pure con lei Maria Concetta Chiaro, che era un'altra studentessa all'epoca di architettura come lei, che era figlia di uno dei commercianti che venivano vessati. Sono due ragazze che hanno un ruolo attivo, che invogliano i padri a collaborare, che insomma partecipano a questo processo storico che venne celebrato all'epoca nella piana di Gioia Tauro, tra l'altro in concomitanza con quanto questi commercianti Città Nova facevano, si ribellavano al racket, in concomitanza dello stesso periodo in cui i commercianti di Capodorlando si ribellavano ai tentativi di estorsione di Cosa Nostra. Quindi ci sono figure assolutamente significative. C'è un'altra donna che merita di essere ricordata, che è Anna Maria Scarfò, che è una ragazza che si ribella e racconta di essere stata violentata e fa instaurare un processo che si conclude con delle condanne contro i presunti violentatori, tra l'altro oggetto di un bellissimo scritto, un libro di Cristina Zaccaria, una collega di Repubblica, che si chiama Malanova, è un libro bellissimo. Ma sulle donne esistono in questo momento due volumi che io consiglio, uno di Francesca Chirico che si chiama Io parlo, che è edito da Castelvecchi, e poi c'è Femmine ribelli di Lirio Abate, che è edito dalla Garzanti. Sono due libri molto molto interessanti, Infatti, parlano perché di queste donne. comunque è uno spaccato importante all'interno del fenomeno 'ndranghetistico, quello del ruolo delle donne, ruolo attivo, come abbiamo visto in tante inchieste, e poi anche vittime. Tu accennavi prima Arcangelo alla mamma di Carbone che ha fatto questa battaglia, perché questo ragazzo è stato ucciso per aver avuto la storia sbagliata. Un qualcosa che si ripete purtroppo tragicamente. Noi abbiamo visto, ce ne siamo occupati anche con un'intervista all'interessata qualche anno fa nella di Calabria, abbiamo visto la battaglia che ha portato avanti ad esempio un'altra donna di Lamezia Terme, la mamma di Santino Panzarella. Ecco, questa donna vissuta in un contesto diciamo mafioso, amante di un boss, quando nel 2002 è stato ucciso il figlio, ha deciso di ribellarsi, quindi ha parlato, ha collaborato per avere giustizia sul figlio, anni di battaglie incredibili e insomma ha dato anche la misura di come si può reagire, come ci si può ribellare Sì, a non è la queste sola cose. lì, perché c'è pure Anna Fruci, che è la mamma di un altro ragazzo ucciso sempre per queste ragioni,
Lei si chiama Angela Donato, quello di Angela Donato, la Berlintù, mamma di Santino che è la mamma di Santino Panzarello. Panzarello, ci cioè sono delle donne che per amore dei figli poi conducono delle battaglie per ottenere. Ci sono anche donne estranee a questo ambiente, ne ho citato alcune prima, ma non devono sfuggirci, per esempio, Elisabetta Carulli, che a Stefanaconi negli anni 90 fece battaglie contro i Sindaco di clan, il Stefano. sindaco famoso, adesso vive al nord Italia. Non si può dimenticare la Girasole, che è il sindaco di Isola Capo Rizzuto, Elisabetta Tripodi, di Rosarno, Bella Lanzetta, che è il sindaco di Monasterace, la farmacista di Certo. Monasterace, ma ancora Adriana Musella, per esempio, che è una che ha ammazzato il padre, che ha combattuto e combatte tutta la vita, il ricordo di questo Ecco, padre però ucciso da Arcangelo, mentre un'autobomba, forse per le persone che sono estranee è più facile, per chi invece vive e è cresciuto a legame nell'ambiente mafioso è sicuramente molto più difficile. Altre donne che mi vengono in mente, ad esempio la storia tragica di due cognate, Angela Costantino e Barbara Corvi. Di Angela Costantino, sparita, uccisa nel 1994 più o meno, si è saputo qualcosa di definitivo soltanto lo scorso anno, quando altri due pentiti hanno confermato peraltro quello che aveva già detto Maurizio Lo Giudice. Il fratello di Nino Lo Giudice, il nano, questa famiglia sono tanti fratelli. Beh, le dichiarazioni di Maurizio non avevano approdato a nulla, non avevano portato a nulla. Le dichiarazioni dei due nuovi pentiti hanno fatto riaprire il caso, sono stati individuati mandanti ed esecutori dell'omicidio di Angela Costantino, questa donna che era sposata con uno dei fratelli Lo Giudice che è stata uccisa perché aveva una relazione extraconiugale, una cosa che l'Ndrangheta non perdona, le relazioni extraconiugali. E pare che anche la cognata sparita nel 2009 da Amelia in provincia di Terni, moglie sempre di un Lo Giudice, sia stata moglie di Roberto, in questo caso comunque distante dall'ambiente della criminalità organizzata operativa. Eseguita, portata avanti dai Lo Giudice, beh, questa donna dal 2009 non si sa nulla, è sparita perché anche lei voleva lasciare il marito e aveva una relazione extraconiugale. Una relazione extraconiugale è costata la vita a Fabrizio Pioli, perché si era innamorato di una donna sposata appartenente ad una famiglia vicina agli ambienti mafiosi, così come a Santino Panzarella che si era innamorato della moglie di un boss. Insomma, ci sono queste morti ricorrenti anche per questi presunti valori che poi sono disvalori d'onore nella criminalità. Ma guarda, c'è per esempio un altro caso di cui molti si sono dimenticati, perché c'è una ragazza di Firenze, per esempio, che scompare nel febbraio del 1981, si chiamava Rossella Casini, che aveva in qualche modo poi cercato di, siccome si era fidanzato con un ragazzo all'epoca che era coinvolto lì in una faida, che aveva conosciuto però in circostanze diverse, perché lui studiava in Toscana, poi a un certo punto cerca di collaborare con i magistrati, di indurre questo fidanzato a collaborare, poi fa un passo indietro, insomma alla fine si trova catapultata da Firenze nella piana di Gioia Tauro e poi scompare tragicamente, perché appunto questo suo tentativo di inserirsi in questo mondo e di cambiarlo in qualche modo, inducendo il fidanzato a collaborare con la magistratura, viene letto come un tentativo insomma inaccettabile, quindi scompare il suo Certo, diritto impunito, non ci sono ma molti di questi responsabilità, però omicidi ecco, ci purtroppo sono sono fatti del impuniti. genere Per che si chiudere ripetono. ecco, questa parentesi, noi diamo un dato che è stato diffuso insomma, con un saggio, un libro, Disonorate. E allora si parla di 67 donne uccise dal sistema 'Ndrangheta. 25 per omicidi e vendette consumate all'interno delle faide. La faida, purtroppo, lo abbiamo detto tante volte, Arcangelo, è ben diverso, è un fenomeno ben diverso dalla guerra di mafia perché lì coinvolge i rapporti familiari, quindi diventa un qualcosa di personale oltre che di acquisizione di potere. 25 donne morte innocenti in questo ambito, poi 15 che sono state ammazzate dai familiari per queste storie extraconiugali, per queste
questioni di d'onore, come abbiamo visto anche con Angela Costantino e Barbara Corvi, ma anche con Maria Teresa Galluccio. E poi abbiamo quattro omicidi compiuti per stalking e per un amore malato che anche nell'ambiente criminale può maturare. Pensiamo a Maria Stella Callà, uccisa da un pregiudicato che era detenuto nel carcere di Locri dove lei lavorava e che insomma al rifiuto l'ha uccisa. E poi ci sono le donne messe a tacere con l'acido muriatico, abbiamo visto Maria Teresa Cacciola, abbiamo visto anche le altre donne uccise, pensiamo a Lea Garofalo di cui ci siamo occupati tante volte in questa trasmissione. Insomma, c'è uno spaccato veramente drammatico e inquietante. C'è un altro nome, no, che sfugge, che non fa parte, come dire, dell'iconografia del settore, che è il nome di una donna di Cirò, si chiamava Concetta Stricagnolo, che viene ammazzata, uccisa perché si sospetta avesse una relazione extraconiugale, poi uccisa e sepolta in un fosso, insomma, come se fosse una bestia arrabbiata, un cane arrabbiato che si elimina, e che è un altro delitto che è rimasto impunito, ma è un delitto che risale alla metà degli anni 90 e che era contemplato in una inchiesta famosa della DDA di Catanzaro, si chiamava Galassia, che ricostruiva una serie di rapporti tra i Cirotani, i Cosentini, i Sibariti, eccetera. E c'era questa figura di questa donna totalmente dimenticata, non la trovo da nessuna parte. Che invece mentre la suocera, l'ex suocera di Franco Pino, se ne è parlato bene o male, la Zangaro. Per esempio c'era, no? Ines Zangaro, che venne uccisa insieme a Mario Turco, che era il suo amante, scomparvero per l'Ovara Bianca, ed è rimasto questo un duplice omicidio impunito. Si disse che Pino questo non l'ha mai confessato, che non sopportasse l'ex boss di Cosenza l'amore della Zangaro con un suo affiliato, sottoposto, cioè questo Turco, e che quindi per questo ne avesse deciso l'eliminazione. Lui non l'ha mai confessato, non ci sono stati riscontri in tal senso, l'unico che ne ha parlato è stato un pentito che si chiamava Antonio De Rosa, e di fatto questo duplice omicidio è rimasto impunito e i resti delle due vittime non sono stati mai trovati. Bene, lasciamo questa pagina, ma rimaniamo purtroppo a omicidi di donna, perché al di fuori dei contesti mafiosi, ma nella diciamo con motivazione di degrado, di devianza, di pura violenza, di disturbi psichiatrici, insomma ci sta un po' di tutto. Nei giorni scorsi è stata uccisa una donna di 74 anni a Saracena, un fatto che ha suscitato clamore anche perché nel piccolo centro non si verificavano fatti di sangue da 40 anni e più. Questa donna è stata uccisa dal convivente della figlia a bastonate. L'uomo è stato beccato dai carabinieri dopo un'intensa caccia all'uomo durata qualche ora in un casotto dell'Enel. Vediamo il servizio. Ha trascorso la notte qui Pasquale Giannieri, in questo rifugio situato in una zona impervia vicino a un ruscello nel territorio di Saracena. L'uomo si è nascosto dopo essere fuggito dalla casa di Maria Carmela D'Aquila, la donna uccisa a bastonate nella tarda mattinata di ieri. I carabinieri lo stavano cercando dopo l'allarme lanciato dalla figlia dell'anziana donna. Gli uomini dell'arma del comando provinciale di Cosenza, della compagnia di Castrovilla e della stazione di Saracena hanno battuto un'area molto vasta, ma Giannieri non era molto distante dalla casa della ex. In questa piccola costruzione, senza porte, con un sedile in pietra e un camino, ha rimuginato per ore su quanto accaduto in via Fratelli Bandiera, finché alle 8 del mattino sono arrivati i carabinieri, ai quali l'uomo in evidente stato di shock non ha opposto resistenza. I carabinieri sono giunti alla contrada Madonna della Fiumara, forse guidati dai suggerimenti di Giusi, la figlia dell'anziana vittima, picchiata anche lei dal suo ex, sorpreso a nascondere il cadavere sotto il letto e adesso ricoverata in ospedale a Castrovillari. Ed ecco la casa di Maria Carmela D'Aquila, stamattina il quartiere silenzioso, nessuno immaginava che qualcuno potesse accanirsi con tanta violenza e crudeltà sulla 74enne, i vicini sono increduli. Sì, la conoscevo, sono nel vicinato, era buona, una persona buonissima, non ce l'aspettavamo proprio che succedesse una cosa del genere. Siamo cresciuti qua noi, non è, la conoscevamo benissimo. C'erano stati altri momenti di tensione? No, questo non lo so, io so che erano, sono brave persone, non,
E lui lo conoscevate di vista? Questo... No, non lo conoscevo, io sapevo che era con lei, con la figlia, però non lo conoscevamo. Giannieri è stato trasferito a Castrovillari, a disposizione della magistratura inquirente, che coordina le indagini affidate al sostituto procuratore della Repubblica, Maria Grazia Anastasia, e al procuratore Franco Giacomantonio. Scavando nel suo passato, gli investigatori hanno trovato piccoli precedenti legati ai maltrattamenti in famiglia. In base alla prima ricostruzione, il 51enne avrebbe colpito la signora D'Aquila addebitandole la rottura della relazione con la figlia, che era tornata a vivere nella casa della mamma, lasciando l'abitazione dell'uomo a Saracena. Allora, è un altro fatto inquietante, perché noi in questa trasmissione rendiamo conto soprattutto, Arcangelo, dei fenomeni mafiosi, ma spesso facciamo le incursioni anche in quella violenza, in quel sommerso di violenza, prevaricazione, barbarie che si consumano, diciamo, nel contesto sociale, perché fatti del genere creano anche allarme sociale e ci restituiscono una società piuttosto malata, così come i reati predatori che sono in aumento. Noi riceviamo tante segnalazioni, c'è una impennata nei furti nelle abitazioni, e sono quei reati con cui la gente si scontra quotidianamente, che non vanno sottovalutati, perché se il contrasto alla criminalità organizzata va benissimo, è doveroso e sacrosanto, lo deve essere anche quello alla criminalità comune. Oppure, beh, certo, qui c'è da spiegare una cosa: la vittima non è stata uccisa a bastonate, perché l'autopsia ha dimostrato che è stata soffocata, quindi lui l'ha strozzata ancora con più ferocia, sì. E in questo gesto si traduce tutto l'odio, il rancore che l'uomo serbava alla vittima, questa donna, che riteneva responsabile della rottura del rapporto. Abbiamo una casistica impressionante di crimini intrafamiliari, omicidi relazionali, chiamateli come volete. E il fatto più clamoroso e grave risale proprio a pochi mesi fa, la vicenda di Stefania Chiurco, che ha ammazzato il padre e poi ne ha sezionato il cadavere e se l'è tenuto dentro casa. Cioè, i rancori, l'incapacità di gestire la propria sfera emotiva, ragioni di interesse, eccetera, determinano questo tipo di delitto, che è una costante che attraversa non solo diciamo tutta l'Italia, ma insomma gran parte del mondo. Cioè, sì, purtroppo infatti... i crimini che avvengono con maggiore frequenza sono quelli che si sviluppano appunto nell'ambito di rapporti parentali, di affinità, amorosi. Infatti è questo, e su questo bisogna sempre tenere l'attenzione alta. Noi chiudiamo rivolgendo un appello, se qualcuno sa qualcosa, per Marcello Lampasi, questo giovane sparito da Serra San Bruno ormai da più di un mese. È uscito per comprare le sigarette, non aveva nessun motivo per allontanarsi volontariamente, anche perché aveva avuto da poco una bambina che ha 4-5 mesi, a cui era legatissimo. Allora, non si sa nulla, le indagini proseguono, però sinora nessun elemento, e con il passare del tempo purtroppo prende corpo l'ipotesi di una sparizione per l'Upara Bianca, perché è impossibile che lui uscisse senza soldi, senza niente, tranquillamente, e non si facesse più sentire. Quindi il timore, visto che a Serra San Bruno c'è stato anche un altro precedente piuttosto raccapricciante, di un ragazzo ucciso, i cui resti poi sono stati ritrovati, insomma, fa preoccupare Arcangelo. Sì, credo si tratti di un caso di Upara Bianca, purtroppo, quindi l'appello che noi possiamo fare è appunto se qualcuno sa indicare dove si trova il corpo, ma lo consegna ai familiari. Certo, ma anche in forma anonima, date almeno la possibilità ai familiari di avere un corpo su cui piangere, far ritrovare le ossa. E noi ci fermiamo qui, grazie ad Arcangelo Badolati, grazie alla Gazzetta del Sud, che ricordiamo è anche online, quindi aggiornatissima, vi dà un'informazione puntuale, precisa, corretta e approfondita, quindi potete andare sul sito www.gazzettadelsud.it. E poi grazie a Luca Chito in regia, grazie a voi, e tornate, perché ci vediamo la prossima settimana puntuali su Ten. Arrivederci.